Non lo so, ci tu non c'è nessuno. Mamma, ci siamo tutti. Allora, ci siamo tutti. Siamo. Tu. Condividere te dai follower. Beh, raga, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa un'altra puntata. Ah, perché vai in diretta, vai in registrazione. Sì, certo, poi arriverà altra gente. Siamo di nuovo qua con i magici, mitici, fantastici, responsabili, di vicino a Lombardia. Io Vittorio. Io Vittorio. Tu che cos'è? La Maria. Oramai lo sapete tutti, Luigi Mania Viaggio Evento, è nata nel 2005, vero? Sì, bravo. Anche io ho messo domande proprio che volevo vedere che so le cose. Un po' di interazione. E fa Viaggio Evento per diversi target. Giovani, anche lì. Rinata nel 2021 in Lombardia. Rinata, la felice. Grazie, grazie all'Antonio Sorrato. È il sole, è il sole, è perché non lo fa con me, non lo so, ma vabbè. E quindi abbiamo detto Viaggio Evento per vari target, dai maturanti ai universitari e l'experience. Am I right? E poi è quasi barca vera, cioè qui dimenticarmelo perché eri over 30, giusto? È stato portato. No, disponibile, diciamo di un'esperienza. Ok, disponibile per tutti, raga, novità, perché ho convinta solo per i 30. Però diciamo che il pubblico è il target è 30. Quelli con i dindi e i sono il ricco di giovane, esatto. Allora, li accettiamo. Assolutamente, assolutamente. Soprattutto se donne. Se donne, le donne però. Gira che ti rigira. Lo faccio oggi. No, comunque, tornando a bomba, perché stasera abbiamo alle nostre spalle un magico schermo con un magico video che manderemo in onda tra pochissimo, perché in realtà poco tempo fa, immagino, cioè quando sarebbe dovuto essere in questi giorni, in realtà sarebbe stato il momento più figo dell'anno, perché sarebbe stato lo Spring Break evento creato da Digimania, in Croazia. Non è che l'evento più figo è poco, cioè è inesprimibile, qualcosa che non si riesce a dare definizione di quello che è. Tu l'hai vissuto? Vissuto come e allora un Academy e dopo sono ancora là. In realtà non è mai tornato Vittorio, è ancora lì. E quindi dopo ne parleremo un po' magari anche delle attività, di cosa succede, un po' di gossip. Cosa succede? Guai, però quando... Tu dici quello che succede in no. Break rimane. No, non si può dire, perché se no non ci si parla. Ottimo. Saremmo censurati. Però faccio il voto due fede. Se noi parliamo fino alla moda ci facciamo parlare due fede. Non sappiamo perché. Mi stanno chiamando su social, bravo. Questi sono i soldi che chiamano. Ah, io che sono povero. Suona un iPhone e si alzano tutti. Non è vero, perché non è un iPhone. Yeah. C'è una persona. È arrivata mia mamma. Yeah. Mi fai pensare che è collegato. No, io non lo prendendo. Può essere qualche parente. Chi si è collegato? Ciao, nonna. Si è collegato, scriva. Meno male che l'Italia non diteci chi siete. Esatto. È un po' di gente. Fateci sapere, ma è arrivato il cibo. Ci sarà... ma noi se condividiamo tutto, anche mangiare in diretta. Quindi, stavamo parlando del... Buon Ben. Esatto, sempre lui, adoro.
parleremo del magico Spring Break, e quindi qua dietro nella super tele nel mille pollici, vediamo la televisione di Luca, ok, e metteremo, faremo andare questo video che è stato girato allo Spring Break di, hai qualche idea? 2017. Ok, quindi non si sapeva manco cosa fosse il Covid, e quindi non ci sono stati alcun tipo di restrizioni, poi è stato girato pre non mettiamo di strano, ogni tanto dire, ma se no le immagini sono pre-Covid, ok? Quindi, a breve, cos'è il sponsor? Sì, sempre ripeto, se non abbiamo sponsorizzato. Esatto. Quindi aspettiamo che torni Mr. Luca o facciamo cade il video un big boss facciamo dello stesso adesso esplode vediamo se passa un anno oh 2019 2019, quindi pre Covid nessuno si immaginava niente, si viveva alla grande. Sarebbe stato questo periodo, cliente no mi ha chiesto la sua cliente che mi da Milano mettiamo stoppiamo sto parastronare qua, ma che cazzo è sta roba, ragazzi? Siamo tornati alla pubblicità, che ci interessa, noi siamo andati a prendere il poké questa sera, se poi se ci pagano facciamo anche pubblicità, esatto, ma il telefono. Mi iscrivo live, da salutarmi in privato. A me. Ah, la tua amica? Eh sì. Bene o male, l'unica che la tua amica è quella che è collegata? No, non lo so se è l'unica. Fagli un saluto. Ma dove sei? Non si inizia. Uè, un'altra persona si è collegata. Chi è che si è collegato? È arrivato Penna. Penna, sempre come sopra con noi. Penna, sei tu? Penna, sei tu? Quindi di sopra. Ma parliamo tra di noi così per vedere il momento. Allora, abbiamo appena visto un video
che ritraeva, diciamo così, i momenti salienti, perché sia un decimo di quello che succede lì. La parte più bella non c'è. No, non c'è. Perfetto, a buon intenditore, no, ok? E, quindi, più o meno, facciamoci dire da chi è stato lì, come funziona, cosa succede, come si va, come non si va, gli eventi, come è strutturato, dai. Poi vuoi partire da Dajimus? Da Dajimus, allora, parlando di fare l'esperienza staff, tu dici cliente, cioè io sono sullo staff. Facciamo... Cliente e staff, no? Cioè... Cliente e staff. Io faccio staff e tu fai cliente. E io sono sullo staff. Ok, va bene, va benissimo. A posto, vai, va, allora, iniziamo dall'esperienza cliente. Siamo cliente, allora io arrivo, io sono andato personalmente in macchina allo studio Bremio. Insomma, dalla montagna, dalla montagna, Luca è partito ed è andato allo Spring Break. La nostra storia inizia con proprio di stare sulla montagna. Avevo una riunione, assemblea finale e tutto. Io l'abbandono perché devo partire. Ho detto, ragazzi, io devo. Prima le cose importanti, cioè, non facciamo messaggi tutti, le cose importanti, no? Prima le cose importanti. E quindi ho detto, ragazzi, io non voto, quindi me ne vado perché non lo studio. Vado allo studio perché era venerdì. Perché, no, scusa, no, quella volta c'era lo studio che di 72 ore, però potevi arrivare la notte prima e c'era già tutto. Perché c'era l'Academy di mente. Esatto, e quindi noi siamo arrivati là la sera, del giorno prima che iniziasse l'evento, c'era già un po' di movimento, c'era la battle, come dicevi. Figo. Il problema è che abbiamo trovato, questo era dei lavori, un giro assurdo, ci siamo fermati a prendere le cose in autobila, l'alcol e tutto, siamo là, abbiamo preso un appartamento da 4 per 2 persone, non si sa mai, non sai, in Italia, in Italia. Giustamente, l'ospite vola molto l'ossitocina, mettiamola così, vola molto l'ossitocina, è una situazione che vola la pure, no? Esatto, arriviamo là tantissimo, la sera prima però ho bevuto un po' di birra con i ragazzi dello staff e poi siamo tranquilli, iniziamo a bere così, poi inizia l'evento e poi il giorno dopo tutti gli arrivi, le persone, siamo andate a prendere il sole in piscina, c'è la piscina, abbiamo fatto il nostro poteva bagnetto. Mai mancare la piscina? No, esatto. Poi al di fuori del villaggio, si continua sulla spiaggia, c'è un barettino carino, e c'è una spiaggetta, un gesto non vista. Ah, no, non sono uscito dal villaggio. Certo, ricordi che sono conosciuti prima? È fatto un viaggio, No, quest'anno qua di tutto il staff. Ho visto che la maglietta che era là, dopo l'ho detto. Un po' di spoiler, un po' di suspense. Te l'hai fatta con... non si è lo staff. Vedi! Con Tony, scusa, con lui è un cliente. Sì, però lo staff abbastanza libero. Sì, molto libero. Era uno staff di altri livelli. Era lo staff senior che aveva le libertà di controlliamo un po' che cazzo fa di vedere, però c'è un altro lato. E io l'ho visto come guarda. Sì, tu una cosa hai visto, almeno l'hai visto quella qui. Allora... Vittorio controllato. Poi siamo andati qua, spiaggetta, questo il sole. Poi inizia il festival, lui aveva preso l'ambiente, c'è il bar in cui si prende a bere. Però meno male, per cui ci è diviso in villette, e la gente sai bene nelle villette, fanno le feste. Si fanno il pre-prepato. Il problema nostro è che cazzo, noi le cose che abbiamo preso, l'altro che abbiamo preso con tutto il non ci piaceva. Era poco. Allora noi prendevamo questi jumbo cocktail, il problema è che eravamo talmente lanciati, cari con il mio amico, che lanciavamo in aria, avevamo ragazzi, avevamo fatto una festona allucinante già il pomeriggio, allucinante. E poi ovviamente dopo la festa in piscina, è usanza da i ristorantini che ci sono appena fuori dal villaggio, i ristorantini,
e diciamo che ce ne sono tanti, però il nostro preferito ovviamente è da Angelo. Angelo, sì. Angelo è l'amico di Mania. Esatto. Ha aperto questo ristorante qua e tutto, allora c'è un video bellissimo, io che salto sul tavolo quando torna a casa senza voce, mi ci domandano perché, il motivo è molto semplice, sono stato a nostri tre. E così si rompe col tavolo, esatto. E? Proprio c'è la 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 la. Esatto. Molto vissuti. Ci siamo incaricatissimi, poi prendiamo con chi abbiamo conosciuto, perché all'istante si conosce di tutti ovviamente, e andiamo in appartamento, ovvero quello che ci rimaneva, poi noi eravamo attaccati nell'appartamento di Pollo, simbolo della... Pollo, lui in mutande. Sì, ragazzi, voi lo conoscete Pollo, Pollo è un ragazzo che adesso vuole entrare nello stampo, è un cliente storico, lo vedi in, con il megafono, quello che schiacci, c'era la canzone di Titanic, che era dedicata durante la serata. Bellissimo, quindi abbiamo fatto questa con loro. Poi ovviamente c'è una via principale nel villaggio che scende verso il main stage, quindi tutti passavano da lì e noi tutti eravamo. È arrivato Penna! Esatto! Per tutti noi! E quindi abbiamo avuto quello che passava dall'area centrale, tipo carabinieri di frontiera, sono andati a cercare il sicilio, macello. E poi la sera, proprio prima andavamo nel main stage, noi ovviamente io e il mio amico abbiamo fatto tavolo tutte le sere nel privé della... È importante dirlo. Sembra giusto. ricordiamo di far girare con me, se no... Esatto. Come la fa? Ma perché sta chiacchierando dello spring break, dato che sarebbe periodo... Ricordiamo... Perché Penna ci ha appena chiesto come va. Stavo spiegando che con Vittorio ci stavano aggiornando su cosa effettivamente più o meno tra virgolette succede, perché poi non si sa. No, allora diciamo che noi facciamo una intro. Esatto. Sì, no, io vi dico solo che il primo giorno tu vai facendo l'amore sopra al parapetto. Pallone. Ho capito la stanza, non c'era niente. Sì, la ragazza la terza sera. No, era il primo giorno. Ma hai preso le sue storie? Prima giorno. Che non ti piace? No, che io sono capito in un'ambulanza, sono tutte le nostre, che mi aiuta. Sì, ok. Questo qua facendo delle funzioni molto spinte, diciamo così, sul parapetto, ecco laggiù, e si è rotta le nostre. Ma il parapetto? Nella casa, c'era una casa al primo piano, c'era il balcone. Sopra. Si è messa così, a star poco sul balcone, e laggiù. Quindi quando è l'ambulanza che è stato rotto le costole, quindi... Ha provato con le sue forze. Molto forti! Diciamo che non ce l'ho scordato più. No, direi di no! Vabbè, ovviamente ognuno poi dice quello che si sente, se qualcuno si vuole sedere sul parapetto... Diciamo che volevo fare le emozioni un po' troppo forte. Esatto! Quando si dice che infatti stavo volando! Diciamo che quando lo provi una cosa del genere, o sei uno molto forte quando la provi, diciamo così, cioè nel senso... ma non so in che condizioni... lo so, l'alcol che fa questi effetti, però... Comunque... Sì? È bello fare il tavolo allo spring break, perché sei in fondo allo stage, che sia visuale, bellissima, con tutta la gente, il palco gigantesco. Il momento più bello è quando parte la sigla, che avete visto, quella Welcome, quello è il momento più emozionante, diciamo. E parte proprio... E lì sai che inizia. Ma allora, già lo sai, già sai che inizia. Però là ti inizi a capire, perché lo spring break è qualcosa che, quando lo vivi, tu non riesci a concepire che stai avendo delle emozioni così forti. Cioè, il fatto di vivere 72 ore senza mai fermarti, a un certo punto dici, ma veramente sto vivendo, non posso sognando, perché... Eccolo, con l'acqua, grazie, grazie. È qualcosa di assurdo. Ci sono tanti episodi, ma non è l'episodio in sé che tu dici, ok, l'episodio che ti lascia. È proprio quella magia,
vivi e che senti, che percepisci e dici, non vuoi tornare alla vita normale, non mi basta più. E quindi il main stage pazzesco, poi ovviamente il main stage ci si balla, ci si diverte. Al main stage si fanno così, ci si assembla, ci si assembla. Ora non si potrebbe fare. Ora non so, manco sognare. Esatto, se lo sognate vi danno la multa. Esatto. Ma è troppo assembramento, solo il sognare. Solo il sogno. E quindi serata fantastica, poi si torna in appartamento, succede quel che deve succedere. Posso fare una postilla? Poi ovviamente uno, quando si arriverà, si dà una caparra. Cioè, chi porta a casa la caparra è il più coglione di tutti, perché ragazzi, quando ti dai una caparra, esatto. Ma sì, diciamo che danni, ti danni, tipo 23.000 euro. Sì, sì, una cosa con 30.000 di danni che ho fatto. Oh, io ti dico solo che noi abbiamo preso l'estintore e l'abbiamo sparato fuori dal balcone. Gli animali sono loro. Comunque, io era un episodio soft, l'ultimo giorno. Quella che si faceva, facevamo un pulpino in mezzo alla pista. No, quello ci manca qualcuno. Ah, si può dire? Sì. No. Si può dire pulpino? No, sono ok, adesso fermo. Vi dico che qui in Abruzzo le discoteche si stanno preparando in modo legale e non. Kinda. Mi è piaciuto il modo legale e non. Fine giugno. Legale e non? E questo è il punto. Fine giugno Academy DJ per Vugimania, quindi pronti che si parte. Dove facciamo la Academy DJ? Location secret. Segreta? Va bene, allora sono le 22:29. Noi vi salutiamo. Saluti. Una mezz'ora. Sullo spring break ce la siamo fatta. Ovviamente. No, no, aspettate. Non so di raccontarlo. Scusate. Esatto. Ora io ho raccontato la prima serata. E basta. A parte la. Vabbè, io non devo raccontarvi più. Aspetta, quindi è confermata l'Accademia di Sei per artisti? Sì, sì, speriamo. News confermata. Tanto rimaniamo in contatto per DJ appena ci sono i moduli. Sei l'unico che si può. Mi pompo. Però non riusciamo a condividere. Ma la pizza è arrivata. La pizza è arrivata. A sto giro mangio anch'io. Ok. Dai, questa cosa presto. Ok, l'ultimo giorno, io sono felice che ha vinto l'evento, che non proprio da 20 ore, cioè non per l'estate. È stata l'ultima sera, quando stavamo parlando. È stata buona, eh? No, ma è dopo la serata buona. Io ero abba. Giuro che io sono stato così detta, proprio. A caso, quindi un uomo, no, una donna, però era molto sportiva, diciamo così, molto sportiva. Ah, fisicata, però mi ha sportiva nel senso non che diciamo, non che era molto allenata, sportiva. Io non faccio una cosa che rimangono così. Comunque! Io stavo parlando per la felice. Ah, molto più bello sì è stato questo quando al canale al mattino l'alba stavamo a fare la sentì con le cinque e c'era questo giardino enorme, vedevo il sole che sortiva dal mare, che sono caduto al mare, e sentivi la musica ballare, felici. Questo momento hai detto sentivi la musica ballare, niente, tra me e te siamo abbracciati tutti quanti, perché saranno la finita, è stata una bella esperienza da piangere. No, una cosa tenera. Commosso. Sì, sono delle donne. È molto bella.
E questo è stato il mio. Qua si vede lo Spring Break precisamente. E come mai c'è un parcheggio in sfondo? No, era il video di una canzone e adesso l'hanno fatto. Come vedi, non c'è più il parcheggio, ma c'è. Spring Break 2016. Questo è Spring Break 2016. Vediamo così. Esatto. Chiudiamo con lo Spring Break 2016. Ciao ragazzi! Mi ha chiuso col botto. M! Yeah. M! Yeah. Mariangela Andrea. Ah, sì! Tutti proprio, ma non si può alzare la cavallo. Una cavalla. Ci piacciono le cavalle! Ce n'erano di cavalli, ce n'erano di cavalli. Sul piatto da gioco. Mamma mia, guarda, ma quello è molto bello quando sono ricetto. È un'emozione, ragazzi. Le zampine soprattutto. Le zampine? Ballerine. Ballerine. Ah, sì, sì. Tra l'altro, una che mi ha fatto il professore, però appunto dopo. Scanca la sigaretta, no. Quello camera si è divertito, il camera. Mi sa che il camera era sul pezzo, mi sa che si è divertito. Il camera mette il sigaretto. Bene, direi che avete potuto capire qual è il tenore dello Spring Break. Posso immaginare di capire un po'. Esatto. L'unico modo per capire una cosa è fatto. Ben, hai ragionissima, è una gran figata. E quest'anno, se c'è la possibilità, se un little spring a fine settembre in Italia. A fine settembre in Italia. Che dire? Dopo questa notizia, che possiamo chiudere. Ringrazio quei 3-4. Esatto, invito stasera, nonostante il tema che era lo Spring Break, che era tanta roba, e chi vorrà rivedere la puntata la potrà trovare sul canale del Social Party, poi dopo dirò qualche cosa anche su Instagram, così ve lo ricordo, e niente, grazie a tutti, oggi meno trash del solito, devo essere sincera, molto meno trash del solito. E Spring Break è trash, è già trash di suo, tu dici. E niente, buona serata a tutti quanti. Ciao ciao. Buon appetito. Ciao ciao.